È una vergogna. Questa è vergogna veramente. È una vergogna. E qui a Sasso Corvaro il comitato in difesa del Lanciarini ha le idee ben chiare. Sono incatenati H24 con la struttura dell'ospedale attraverso una catena e raccolgono firme. E poi stanno anche inscenando in questo momento proprio una manifestazione di protesta con tanto di bara e tanto di cartellone per significare il loro disappunto totale su questa decisione della regione. Qui è il punto di riferimento per tutti. Io con i miei ho sempre avuto bisogno, li ho sempre portati qui. Se non c'erano questi qui non si salvavano, perché mio babbo ha avuto un'ischemia intestinale. Se non lo fermavano qui, che lo fermavano, che arrivava in Urbino, no. La mia mamma ha avuto un ictus, l'hanno fermata qui, poi l'hanno mandata in Urbino. Poi l'hanno riportata qua. Per noi questo è un punto che non si può togliere. Anche uno che non capisce arriva a dire questo è il centro. Togliendo questo... siamo tutti condannati alla morte. Io lo so perché Natale, Pasqua, sempre ricoverato col figlio, allora avere l'ospedale vicino. Mi sa che cos'è. Lo so che cos'è. Questo è un ospedale che è sempre stato invidiato da tutte le altre. Poi ci ho lavorato 40 anni qui. Ah, ecco, quindi insomma. Voglio dire, l'ho visto nascere l'ospedale di Sasso Corvaro. E qui abbiamo i migliori medici, li abbiamo avuti qua, quindi professor Platania, professor Belbusti, professor Donati, professor De Rio, professor Gozzetti, è stato il primo medico a Sant'Orsola ad operare, a fare il trapianto del fegato. È importante che ci sia un punto di primo intervento nei dintorni, calcolando che molte persone sono costrette ad arrivare, se ci arrivano Urbino, Pesaro... Ci si arriva? Tanti chilometri. Esatto, calcolando com'è la strada, perché poi anche la strada non è che sia tanto bella, quindi... Io credo sia necessario e dovuto. Ecco, voi siete giovani come età, le persone anziane però sono molto preoccupate, però anche per voi può essere importante. Può essere importante e utile anche per dislocare un po' Urbino, visto che è piena di c'è un'utenza maggiore, qui potrebbe aiutare un pochino Urbino a gestire meglio la situazione e per le persone anziane ancora di più, visto che qui credo ce ne siano diverse. Non abbiamo solo Sasso Corvaro e Mercatale, c'è Carpegna, c'è Villa Grande, c'è Sestino, c'è Belforte, c'è Pian di Meleto, Lunano, Casinina. Io questo so che cosa vuol dire, mi hanno salvato la vita ai miei familiari, la mia seconda casa è l'ospedale. Io quando ho avuto l'urgenza giravo la macchina, venivo su, ho risolto tutti i problemi e ci mandano allo sbaraglio di tutto, è una vergogna. I politici farebbero bene a essere più umani, non il politico. Stiamo raccogliendo delle firme, prima abbiamo cominciato con delle firme, nome, residenza e firma, e adesso invece si è aggiunto il documento per dare ulteriore visibilità alla cosa e un valore giuridico se ne può avere, per cui meglio così. È stato detto. In quanti siete? Ah, siamo diversi, abbiamo delle turnazioni che coprono fino a venerdì. Per adesso, per cui coprendo tutto l'arco della giornata alle 24 ore. Siete veramente incatenati, in solidale, proprio, quindi siete proprio attaccati alla sigla. Attaccati in tutti i sensi. Difendiamo questa realtà, quello che ne resta, cercando di migliorarla, perché peggio di così non si può. Signora, allora ha firmato? Sì. Perché ha firmato? Perché da ste per l'ospedale du Candem, a Muriso Tampont. Vi sentite isolati? Altro che isolati, siamo in montagna tra le macchie. Quindi raggiungere Urbino o Pergola è un po' distante? Prima di arrivare là morì dentro la Croce Rossa, se c'è. Ah.